Questo è quello che facciamo tutti i giorni. Denti. Denti, 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 denti. Fate un calcolo. Chi è già stato di voi dal dentista? Sulla mano. Ok, chi ha dato più di 30.000 al dentista in passato? Ce l'abbiamo. Ok. Ho fatto un calcolo, noi più o meno abbiamo fatto risparmiare alle persone circa 200 milioni di euro in questi anni. E ho fatto un calcolo che sono circa 25.000 anni di lavoro di una persona. Cioè immaginate una persona che lavora per 25.000 anni. Pagare i denti significa lavorare, mettere da parte non solo per mangiare ma poi anche per pagare i denti. Sono tanti soldi quelli nel tempo, ma se me ne sono andato dalla Sardegna ho detto lo faccio per fare le cose fatte bene. Se non me ne sto in Sardegna col mare, col sole, faccio una vita di qualità. Voi ora vedete solamente dei denti con delle gengive, ma tra un'ora diventerete esperti di denti. Stamattina vi darò le informazioni che vi permettono di capire se un sorriso, delle arcate sono fatte bene o fatte male. Ed è una cosa molto importante questa, perché uno non c'ha la laurea. Lui, Giussi, c'ha la laurea in odontoiatria. Ha visto tanti dentisti, o chi è che era stato più di 3 dentisti ormai c'ha la laurea, come me. È allo stesso pari, sapete cos'è una devitalizzazione, cos'è un impianto, cos'è una capsula, cos'è la ribasatura. Concetto, il mio assistente non sapeva cos'era una ribasatura, voi sì, lo sapevate. Questo è biomimetismo, la biomimetica, quando tu devi integrare nei tessuti naturali della bocca, labbra, palato, baffi. E in genere i pazienti a cui mancano i denti hanno sempre i baffi lunghi. Vi faccio vedere quello che facciamo, no? Trasformiamo una persona, la vita. Immaginate vivere così o vivere cos'ha. Supponiamo che queste due persone si presentano alla vostra porta di casa e gli dovete affidare 20.000 euro da portare a vostra zia o sorella. A chi li dareste dei due in mano quei 20.000 euro? In genere questi sono ladri, furfanti, farabutti, cioè attaccato ai denti ci sono degli stereotipi che vengono dai film, dalla cultura dei film. In genere quelli cattivi li raffigurano col naso grosso, con qualche dente in meno, qualche dente d'oro. Invece il sorriso perfetto c'è associata la fiducia, la serietà, il successo. Ti condiziona la vita. Riavere i denti ti fa cambiare delle volte il posto di lavoro, ti fa cambiare delle volte il marito. È cambiato proprio il mese scorso. Cambiato il marito, si accontentava perché l'accettava così. Messi i denti fissi, ha preso quota. Impatta sulla vita delle persone perché i denti sono in mezzo al viso e si vedono. Se uno c'ha un problema di emorroidi, non si vede. È un segreto. Non deve mangiare piccante, lo sa solo lui. Non c'ha problemi evidenti. Lo stesso sui problemi al naso. Immaginate non avere il naso. Immaginate avere un problema dove il naso non c'è. È un problema evidente che ti condiziona poi la vita. Voi ancora non capite perché questo sorriso è bello. Tra poco ve lo spiego. Vedete solo che c'è un effetto madreperla sui denti. Vedete l'effetto madreperla? La luce che riflette sulla saliva che sta sui denti e delinea le forme dei denti. Chiaramente non sorridiamo mostrando la gengiva. Ok, la linea di attacco agli impianti è sotto il labbro, non si vede. Per le donne, quello era per gli uomini, questo è per le donne. Com'è il sorriso qua sulla sinistra? Storto, ci sono spazi neri, si vede un filino di gengiva, era più cicciottella, dimagrita, rigiovanita, si sente in forma adesso. Ok, mette le collane, gli orecchini, si tiene cura di sé la persona, si sente proprio bene, ha un sorriso leggermente più chiaro, i denti riempono bene, ha meno rughe. Da una parte i denti neri,
Un po' storti, consumati, triangolari, gli incisivi davanti, dovrebbero essere o rettangolari o quadrati o rotondi, come abbiamo fatti alla fine. Dente triangolare diventa triangolare perché si consumano e quindi rimane la parte di su che è triangolare. Il cervello triangolare, anziano, vecchio, consumato, cavallo vecchio, se i denti sono triangolari, quello percepisce il cervello. Ma hai una bocca artificiale, che io chiamo bocca bionica, io, non gli altri dentisti, perché io devo far capire al paziente che non sono denti naturali, sono bionici, quindi fai attenzione, non puoi fare tutto quello che vorresti con le gambe bioniche. Salti dal terzo piano? No, si rompono. Ne hai cura? Certo, devi pulire, lucidare. Quando iniziavo a usare queste parole, i pazienti diventavano molto più sull'attenti. Oddio, ora ho i denti bionici, devo fare attenzione. Abbiamo ridotto del 70% i problemi, facendo capire ai pazienti cosa mettevano in bocca. Sono denti belli da vedere, sembrano veri, ma non c'è niente di reale, sono tutti artificiali. E la natura è perfetta. Noi facciamo cose imperfette, con materiali imperfetti, che emulano la natura, ma non sono i denti naturali. Vedete, tutta roba artificiale. Se il paziente non capisce questo, iniziano i problemi. Il problema è quando il medico dice al paziente: faremo i denti nuovi come una volta. No, non ce li avrai mai più quei denti come una volta. Se no inizia a strappare il cibo, a romperli, a fumare, continua a fumare, li danneggia. Vedremo oggi anche quelli che possono essere i danni che si creano. Questa è una bocca naturale con le radici naturali, quello è un paziente completamente artificiale. È una bocca naturale quella o no? No, c'entra nulla. Da questo concetto della bocca bionica inizia il mantenimento. Sapere che bisogna fare alcune cose che prima non si potevano più fare, come strappare il cibo. Si usa coltello e forchetta e si mastica, sono delle simulazioni. Verifichiamo prima di iniziare quello che può essere, vedete, il display del sorriso, la programmazione dei denti. Facciamo una simulazione con l'intelligenza artificiale che ci indica quali forme di denti sono migliori. Le proviamo in bocca, stampiamo con la plastica come se fosse una parrucca. Chi di voi è mai stato dalla parrucchiera? Prendiamo le donne. Penso tutte, no? Quante volte andate dalla parrucchiera, dopo uscite siete felici? Sempre. Sarebbe stato meglio se prima vi sedavate, vedevate delle foto di parrucche o di capigliature, dopo selezionata la forma dei capelli, vi metteva la parrucca in testa, vi tagliava quella prima di tagliarvi i vostri, no? Questa è la parrucca. Prima di fare i denti, facciamo una prova, vediamo se va bene, se va modificato, se ti piaci, se non ti piaci, se ti fa male l'articolazione. Facciamo dei test. Si chiamano mock-up questi. Quando quello va bene, allora facciamo i denti definitivi. Questo fa parte del nostro protocollo interno. Non si fa niente se prima non si prova. Anche perché abbiamo 7-10 giorni, più o meno. Vogliamo arrivare al decimo giorno? Ah, ma io pensavo erano un po' diversi. Preferiamo saperlo subito, come ti piacciono. Noi usiamo molto il computer per simulare quella, anche sui maschi lo facciamo, anche sugli uomini. Non solo, in genere gli uomini si accontentano. Le donne sono molto più estete. Questo incisivo lo vedo un po' così, mezzo millimetro, proprio, però lo vedono, quel mezzo millimetro. Hanno l'occhio per quale motivo? Perché le donne hanno 3 miliardi di neuroni in più. Il cervello femminile è differente da quello maschile e quindi ha un potere computazionale che vede le differenze. Le donne vedono l'effetto madreperla, le traslucenze, perché uno, se prendete dei bimbi a fare lo stesso disegno, il ritratto, lo faranno ognuno a modo loro, interpretano in maniera differente. Quando io seleziono un tecnico, gli metto un vaso di fiori davanti e gli dico fammelo uguale. Chi disegna meglio è il miglior tecnico. Guardate qua già le parabole della gengiva. Hanno dei dettagli maggiori qua. Ci sono i solchi. Sì.
le gengive non sono tutte lisce.